Allora Rizzi, diciamo, le ultime novità sono quelle che comunque certamente un consiglio comunale è formato da 30 consiglieri, lei è uno di quei 30 e ovviamente non potrà far finta di un elettorato foggiano che comunque ha deciso di appoggiarla. Ma sì, sicuramente, però è evidente che comunque l'attività politica che sto portando avanti è in perfetta coerenza con quanto ho espresso nel programma per cui sono stato eletto come un consigliere di opposizione. Ovviamente il suo programma prevedeva determinati argomenti, lei dice di portarli avanti, ovviamente però c'è un'altra parte che contesta la sua presenza, ma secondo... chiaro che poi sentiremo anche l'altra parte. È più regolare aver messo fuori Rizzi o è più regolare di un movimento che poi alla fine non è presente? Ma secondo me ci sono dei grossi problemi. Innanzitutto io chiederei a queste persone che comunque da un anno a questa parte ogni giorno chiedono le mie dimissioni, vuoi perché la camicia non va bene, vuoi per il taglio dei capelli, vuoi per le scarpe, chiedono quotidianamente le mie dimissioni. Io invito voi giornalisti a verificare cosa hanno prodotto in questi anni queste persone, cosa hanno denunciato rispetto alla mafiocrazia che governa la nostra città, che documenti hanno prodotto. Io, tranne i documenti costanti di Rizzi dimettiti, non ho visto nulla. Ora, se voi trovate qualche cosa poi ne discutiamo, ma ad oggi queste persone non hanno prodotto assolutamente niente, anzi vergognosamente l'unica cosa che fanno, insomma, si comportano come dei tifosi da concerto rock, l'unica cosa che producono e foto con questi portavoci come se fossero dei cantanti, anzi poi voglio dire anche vergognosamente all'ultimo incontro che c'è stato sul Gargano rispetto alla questione grave dell'emergenza che c'è stata e dove ci sono stati morti, molte di queste persone hanno pensato bene di postare nei giorni precedenti all'incontro foto con sorrisi contro sorrisi, quando insomma si andava a una situazione dove bisognava parlare in un posto dove ci sono stati dei morti, quindi un po' di decoro, un po' di... invece questi erano felici di incontrare questi parlamentari, no, voglio dire, bambinate. Allora, no. Al di là di quelli che sono gli aspetti, diciamo, pittoreschi, tra virgolette, l'impegno continua, cosa c'è in programma, insomma, una giunta di centrodestra, lei comunque è stato anche tra quelli che hanno votato un candidato presidente e un consigliere, ovviamente il voto è segreto, ma certamente lei è all'opposizione, cosa chiede? Non solo alla maggioranza ma all'opposizione, cosa fare in più? Ma la cosa che chiederò con forza al prossimo riunione di capigruppo è l'istituzione di una commissione di inchiesta che metta luce su tutta una serie di aspetti negativissimi, insomma, che ci sono nel comune di Foggia, che riguardano i lavori pubblici, la pianificazione territoriale, gli appalti, non ultimo la questione della riscossione dei tributi, eccetera. Una commissione di inchiesta che faccia luce, perché noi abbiamo bisogno che il palazzo diventa qualcosa di pulito, perché se noi chiediamo ai cittadini di denunciare il malaffare non può essere all'interno del palazzo e la politica deve dare il primo segnale. Una commissione d'inchiesta credo che sia un segnale forte e preciso da dare alla città. Senta, chiudiamo con l'ultima battuta, ovviamente non possiamo dire che non siamo a Bari alla manifestazione pro Gino Lisa, cosa ne pensa lei? Ma innanzitutto io credo che la cosa importante da chiedere alla Regione è fare chiarezza sui trasporti, noi dobbiamo capire che cosa la Regione vuole per la provincia di Foggia. Ci hanno smontato il nodo ferroviario, tutti noi abbiamo studiato fin da bambini che Foggia era un nodo ferroviario centrale all'interno della nostra nazione, non lo è più grazie, diciamo, agli spostamenti che sono stati fatti in direzione di Bari. Per quanto riguarda l'aeroporto, anche questo è una situazione di forte conflitto con l'aeroporto di Bari, insomma, per non parlare poi dei trasporti marittimi, anche il porto di Manfredonia, eccetera. Quindi chiariamo, la Regione deve chiarire cosa vuole fare a Foggia in termini di nodi per quanto riguarda la mobilità. La mobilità è fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, chiaramente io da ambientalista voglio una mobilità sostenibile, però questo deve essere chiarito. Fa bene il sindaco, anche se, insomma, voglio dire, io faccio opposizione, a venire qui a battere i pugni.
credo che anche tutte le forze politiche devono fare questo, c'è bisogno di tavoli dove ragionare in maniera chiara. Aeroporto di Puglia non è un soggetto neutro, è un soggetto che si è mosso quasi esclusivamente nell'interesse dello scalo di Bari, e quindi questo va controbattuto, va segnalato e vanno portate, diciamo, dei correttivi nell'interesse delle comunità, non solo quella foggiana, ma in generale della comunità pugliese. Dobbiamo essere comunità e allora c'è bisogno di uno sviluppo armonico, non ci può essere questo sviluppo esclusivamente baricentrico.